cedo subito la parola a Monsignor Franco Buzzi, prefetto della Diocesi Ambrosiana e presidente dell'Accademia Ambrosiana. Grazie. Grazie a tutti, veramente ho già fatto un saluto breve prima all'assemblea dei nostri accademici, ma questa sera la serata vedo che è molto densa e importante, sia per presenze sia per tematiche. Sia perché è una giornata che viene onorata anche dalla presenza massiccia, diciamo pure, di studiosi oltreoceano. E quindi questo per noi è un valore aggiunto assolutamente. Cercare di lavorare insieme con tutte le forze produce sempre risultati molto belli. Devo dire innanzitutto una parola di complimento su questa realizzazione editoriale dell'Età di Galileo, Milano, l'Ambrosiana, la nuova scienza, eccetera. È un libro che ho visto interessantissimo e che porta anche delle novità da tanti punti di vista, sia per quanto riguarda il rapporto con Galileo, gli scienziati del tempo, sia per quanto riguarda l'editoria, volta alla scienza in quel periodo, e poi anche per il fatto che ricorda da parte del direttore Monsignor Rocca, ricorda appunto le scomparse di alcuni nostri amici accademici. Paolo Rovi, innanzitutto Germana Ernst, che ho potuto conoscere e apprezzare tantissimo, poi tra i nostri accademici Paolo Rovi e ancora Mario Dardino dell'Università della Sapienza, con il quale sono stato più volte in ottimo rapporto, sia per studi, per scambi di conoscenze, eccetera, ma anche dopo un altro grande amico, Giuseppe Mazzocchi, dell'Università degli Studi di Pavia, veramente amico, promotore di studi, di conoscenza, di relazioni, ma anche uomo di grandissima umanità, e sono persone che noi ricordiamo con tantissimo affetto. Volevo appunto spendere una parola di ricordo. Per quanto riguarda invece il lavoro di quest'anno, mi sembra che le cose vadano alla grande. Non solo abbiamo una programmazione triennale, ma abbiamo, nel caso di quest'anno, anche una predisposizione di tutti i materiali già a distanza di 3-4 mesi, perché entro il 31 luglio erano pronti i contributi, me lo ha detto il direttore e l'ho detto gli amici che hanno preparato, quindi veramente è un convegno preparatissimo, come del resto rientra nella logica e nella storia antica di questa classe che una volta era l'Accademia Borromaica e adesso è la classe di studi borromaici all'interno nella linea di questa tradizione. Questo è il 30° volume, senza contare l'annata precedente, almeno una decina, quindicina di altri volumi, perché la nostra storia come classe risale molto, molto più indietro. E quindi la classe degli studi borromaici si qualifica sempre come molto attrezzata, attendibile, seria e propositiva. Cosa dire? Il tema schiavitù del corpo e schiavitù dell'anima, chiesa, potere, schiavitù tra Atlantico e Mediterraneo. E certo il tema viene affrontato nella sua configurazione storica all'interno dell'età moderna, ma è un tema, diremmo, enorme, dilagante, che va indietro ancora prima dell'avvento di Cristo, nelle civiltà antichissime, assiri, babilonesi, egiziani, problematica della schiavitù, mondo greco, mondo latino, medioevo e poi certo l'epoca moderna. È interessante anche dal punto di vista del pensiero storico, religioso e teologico, perché provoca l'idea che il Nuovo Testamento nel suo insieme abbia lasciato, per così dire, sopravvivere l'istituto della schiavitù. Non c'è stata un'opposizione netta, per
esempio da parte di Paolo alla schiavitù. C'è quel bellissimo biglietto o lettera a Filemone in cui egli prende posizione a favore di questo Onesimo, lo schiavo di Filemone, che era scappato dalla sua patrone ed era arrivato a Roma e pensava che potesse nascondere in mezzo alla grande quantità di gente che circolava liberamente per Roma e passare inosservato, finché incontra Paolo, viene convertito al cristianesimo e diventa in questo modo fratello di Paolo e fratello del suo padrone di prima, Filemone. E Paolo lo presenta a Filemone ormai come un rinato, tornato a nuova vita, e dice di lui: adesso tu lo riceverai, però non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. L'entrare in comunione con Cristo e con coloro che appartengono a Cristo nella Chiesa determina un rapporto di fratellanza che esalta questa partecipazione all'identica umanità e quindi rende gli uomini da questo punto di vista tutti liberi e uguali. Però Paolo non impone nulla all'amico Filemone quando riconsegna lui questo suo schiavo e lo rimanda a lui, ma prendendo per così dire tutto su di sé. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso, e se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. C'è questa fraternità, questo scambio, per cui le cose dell'uno diventano le cose dell'altro, e all'interno di questo corpo si vede un rapporto di comunione che aiuta a portare i piedi reciproci e rende possibile anche lo scambio di lettura. Questa è, diciamo, la fraternità che supera idealmente un rapporto di schiavitù, ma che dal punto di vista istituzionale non scatta ancora come esigenza. È semplicemente un dialogo di fraternità che si svolge tra persone che hanno conosciuto un'altra dimensione della realtà umana, che è quella dell'essere in Cristo. Ma ugualmente altri accenni su libertà e schiavitù dell'anima in Giovanni: chiunque commette il peccato, capitolo 8, versetto 34, è schiavo del peccato. E questa espressione che troviamo nel Vangelo di Giovanni diventa poi addirittura un principio teologico generale, per esempio, nella prospettiva ben chiara, ben delimitata da Lutero nel Deserto Arbitrio. Chiunque commette il peccato diventa schiavo del peccato, al punto che l'uomo, con le sue sole forze, non è più in grado di ristabilire questa relazione con Dio oltre il peccato. L'uomo non è capace di redimersi dal peccato. La salvezza viene solo per grazia, attraverso la fede, no? Questo principio del servo arbitrio come impossibilità soteriologica che conchiude l'uomo all'interno di un insieme di scelte, di decisioni che comunque non lo portano oltre la sua condizione di peccatore, per cui la salvezza viene soltanto per grazia attraverso quella fede che essa suscita nelle persone che accolgono la parola di Dio, che è potenza di Dio per tutti coloro che credono. L'Evangelo di Dio, ormai uno si dice, è potenza di Dio per tutti coloro che credono. Questo è il tema della libertà e della schiavitù che attraversa tutto il cristianesimo dall'antichità fino alla modernità, ma che ancora appunto non è risolto. Certo, con l'illuminismo vengono avanti dei principi che in un certo senso costringono quasi dall'esterno anche la stessa cristianità a prendere sul serio determinati valori che coincidono con la dignità dell'uomo.
non sembri strano questo discorso, ma nella modernità noi abbiamo trovato come anche principi relativi alla libertà di coscienza. Uno degli autori che si richiamano a questo principio della coscienza è certamente Tommaso Moro, ricordo, però è un personaggio piuttosto isolato. Questi principi relativi alla libertà di coscienza, addirittura alla libertà religiosa, alla libertà di pensare la religione che si ritiene giusta in coscienza, sono arrivati alla condivisione all'interno dello stesso cristianesimo, passando attraverso un laicismo che li ha affermati politicamente contro la costituzione di comunità religiose di appartenenza, forse contro il luteranesimo piuttosto che il calvinismo piuttosto che il cattolicesimo, da parte di uomini che polemicamente sono usciti e hanno fatto appello a una religione naturale che consentisse loro di sottrarsi alla necessità di uccidere il fratello all'interno delle stesse appartenenze religiose. No? Io vuol dire che questi valori riconquistati dall'esterno attraverso un passaggio della laicità si ripresentano come necessariamente da appropriare e da riscoprire all'interno di quella cristianità che in fondo non li aveva mai negati, ma che non era nemmeno stata capace di difendere e di proporre. Non è un caso che Israele venisse liberato in certi momenti della sua storia da un popolo estraneo, da un popolo straniero, da Ciro, che figura come il liberatore. Ciro è colui che libera il popolo di Israele. Non dall'interno, ma dall'esterno, Dio suscita un liberatore che non è parte del popolo eletto. Che vuol dire, nella storia c'è una conduzione superiore che prevede anche attraverso questi spostamenti, talvolta dolorosi, prevede un recupero di autenticità che passa attraverso lo stimolo che giunge anche da forze esterne e da visioni del mondo estranee allo stesso cristianesimo, sicché lo stesso cristianesimo può giovarsi di forze che l'hanno provocato e costretto a riscoprire le proprie fonti, le proprie origini e a leggere alla luce di queste scoperte ed evoluzioni che si giocano all'interno della società un patrimonio che è già depositato, che è lì, ma che non si sa più leggere. E questa è una cosa importante, perché vuol dire Dio è grande veramente, non solo nel senso di Allah, ma Dio è veramente grande in quanto nulla sfugge a una conduzione del mondo che anche attraverso gli elementi e gli episodi più incresciosi è volta a una riconquista della salvezza, a una riconquista della riscoperta del dono, a una possibilità di avvertire la grazia come dominante e invincibile in tutte le vicende dell'umanità. Io credo fortemente a questa prospettiva. Dentro e fuori sono categorie superabili, perché c'è soltanto la grandezza di Dio come vincolo che conduce tutta la storia, e le nostre differenze di appartenenza sono superabili dal punto di vista di un Dio che si impegna totalmente per l'umanità, dentro e fuori la confessione, dentro e fuori tutto ciò che noi avvertiamo e stabiliamo come criterio per dire un'appartenenza. Ecco, queste sono soltanto piccole riflessioni che ho avuto occasione di svolgere in rapporto alla tematica da voi scelta, ed è una tematica non ancora risolta del tutto, anche dal punto di vista sociale, sociologico, e la schiavitù, le forme di schiavitù esistono ancora oggi e provocano ancora oggi la coscienza cristiana a prendere posizione rispetto a queste situazioni reali e che noi ancora viviamo. Che il mio augurio è questo, che anche il contributo di questo
questi studi possano veramente giovare a una comprensione più profonda e più netta di questa tematica che veramente ci impegna e ci abilita e richiede da noi una grande partecipazione che si trasformi anche in possibilità pratica di produrre un sistema di valori al quale sia possibile appellarsi anche da parte di istituzioni che sono dedicate alla questione di una pace nel mondo, per esempio, all'interno e all'esterno. La conoscenza possa veramente crescere e suscitare interesse in tutte le istituzioni, di appartenenza e di non appartenenza, perché qui va, si gioca, qui ne va semplicemente dell'umano. Grazie a voi per il vostro ascolto. Grazie Monsignor Guzzi per queste riflessioni che sicuramente ci offrono molti spunti per pensare e lo ringrazio anche per introdurre in questo modo i nostri lavori. E prima di procedere con la produzione abbiamo adesso il solenne atto accademico. Quest'anno abbiamo 4 nuovi accademici che si uniscono alla già numerosa classe di dottor Maggi, il professor Robert Randolph Coleman, il professor Ignacio Fernández de Ricabras, il professor Daniele Filippi e la professoressa Simona Meduzzi. Presento personalmente il professor Robert Randolph Coleman. Dopo la laurea all'University of New York ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of Chicago e nel 1982 è entrato a far parte del Dipartimento di Storia dell'Arte della University of North Bay. Professor Coleman si è dedicato principalmente allo studio del disegno italiano con una particolare attenzione a quello lombardo e piemontese. Tra i suoi contributi più significativi si ricorda nel catalogo della prima mostra di disegni dell'Ambrosiana all'estero, Renaissance, perdonatemi ma non riesco a vincere il mio accento inglese nel dire Renaissance. Renaissance Drawings from the Ambrosiana, tenutisi a Washington D.C., Los Angeles, Cleveland and North Bay. Più recentemente ha curato insieme a Robert Bone il catalogo della mostra di Arte e Disegno del 2009, ha pubblicato la monografia di Ambrosiana Albums di Giacentina Cinaroli e ha scritto 13 saggi nel volume di Diego Bernini del 2014. Durante gli anni di insegnamento ha tenuto corsi sul manierismo, sul disegno italiano, sull'arte europea del Settecento e ha partecipato a conferenze negli Stati Uniti e in Europa. Il professor Coleman è attualmente direttore e autore del catalogo online dei disegni dell'Ambrosiana, quello che mantiene dal 1982 e per il quale siamo molto grati. Ed è presidente della Midwest Art Society ed è professore emerito presso la University of North Bay. Solito dire
ginnastica, non occorre che tu gli faccia fare 300 metri. Dopo tre passi, da lui compiuti, già ti sei accorto che è un soggetto claudicante, zoppicante. Ora, se questo è vero anche il contrario. E io devo dire di aver trovato attraverso internet una ricchissima bibliografia, oltre 30 titoli, se ho contato bene, offerti dal professor Fernandez del Campas, per cui mi è parso bello e utile proporre la sua candidatura per la nostra Accademia Borromanica. Quando feci il suo nome e avanzai la proposta, la mia conoscenza era limitata alla sua ampia bibliografia, non avevo altri elementi, però subito quanto io proposi fu condiviso dal professor Agostino Borromeo. E si arrivò così a una proposta un po' più autorevole che venne accettata con mia grande soddisfazione dalla direzione della nostra Accademia. Per dire qualcosa del professor Fernandez del Campas, io partirei, se mi è consentito, da mie letture che risalgono agli anni Ottanta, quando stavo organizzando un numero della rivista La Scuola Cattolica in occasione del quarto centenario della morte di San Carlo. Mi ero impegnato in un saggio sull'Episcopato e avevo visto, grazie alla ricchezza della biblioteca del seminario, dove intervenivano, intervengono ancora, penso, centinaia di periodici, grazie al meccanismo degli scambi, avevo visto, dicevo, riviste di area culturale iberica, come per esempio Antologia Annua, Hispania Sacra, Razón de Fe, eccetera. E attraverso queste letture avevo scoperto una generazione di vescovi iberici precedenti il Concilio di Trento, precedenti l'opera e l'esemplarità episcopale rappresentata da San Carlo. Faccio qualche nome: Fernando di Talavera, Diego di Venza, il grande Cisneros, il quale Cisneros mi era stato presentato anche dal professor Pinel, guarda caso benedettino catalano, come quell'arcivescovo che aveva salvato dall'oblio l'antico rito ispanico. E quindi nelle mie lezioni di liturgia che tenevo in seminario mi accadeva di citarlo, di ricordarlo. Ora, questo episcopato iberico è un'anticipazione di quella pleiade di vescovi esemplari che si rifanno da vicino al modello borromaico. Il signor Cattaneo, lo vediamo tutti, scrisse un saggio pubblicato in due diverse sedi, La singolare fortuna degli attari inglesi e regolaresi, documentando come questi documenti borromaici superassero i monti, addirittura superassero gli oceani, pensiamo a Olimpio del mondo greco, arcivescovo di Lima, eccetera. Ora, quando io ho avuto sotto gli occhi la ricchissima bibliografia del nuovo accademico che questa sera accogliamo con gioia in mezzo a noi, nel nostro cenacolo di studiosi, vidi e consumi, cioè rimasi veramente meravigliato, stupito dalla ricchezza dei temi toccati, trattati, quasi sempre
sulla realtà ecclesiale iberica, quasi sempre avendo sullo sfondo la monarchia, dai re cattolici a Carlo V, poi soprattutto finalmente a Filippo II. Ho pensato, questo studioso, per le cose che ha messo a tema nelle sue vaste e articolate ricerche, è la persona ideale da invitare alla nostra carriera. Stasera sono contento di presentarlo. Non dirò grandi cose. Invito gli interessati a consultare la sua amplissima bibliografia, accessibile attraverso gli strumenti elettronici. Dico quali sono le sue due principali tappe accademiche, se non erro, le sue due principali tappe accademiche sono Università di Barcellona 1990, Università di Tolosa 1999. Gli argomenti dei suoi studi, qualcosa ho già richiamato, la monarchia ispanica fino a Filippo II, ma poi la riforma dei religiosi, l'applicazione del Concilio di Trento, la riforma cattolica in ambiente catalano, come anche in Francia, il tema dei moriscos, pensate a Niccolò Urbanetto, strettissimo collaboratore di San Carlo e i religiosi del tempo di Filippo II, il tema dei capitoli delle cattedrali, spessissimo in contrasto con i vescovi, cosa che avvenne anche a Milano, pensate agli incidenti provocati dal capitolo della Scala, che era di nomina regia, in particolare di nomina da parte della Corona di Spagna, la formazione accademica dei vescovi, per cui il professore ci potrà dire, e speriamo che abbia qualche occasione per farlo, se prevale come nel solco borromaico la formazione in un troppo inutile o se ci sono altri temi più teologici, più vicini agli aspetti strettamente religiosi, come quelli appresi nell'Università di Salamanca e di Alcalà. Non è trascurato il tema dell'eresia, anzi la Catalogna è vista quasi come un confine sul versante dell'eresia. Santa Teresa, ci diceva il nostro professore di spiritualità Moioli, era talmente approssimativa nel conoscere l'Europa del suo tempo che diceva questi luterani di Francia. Ecco, sono tutti temi che emergono dagli studi del nostro nuovo accademico. Grazie, Monsignore. The Soundscape of Early Modern Catholicism,
due sassi. Un tentativo di indagare il panorama musicale del cattolicesimo in età moderna e alla Danca. La Milano Borromanica ha un ruolo particolarmente importante in questi sassi e Daniele Filippi ha già pubblicato numerosi saggi su Carlo Borromani e la musica. Nel 2016 ha curato un numero speciale del giornale Jesus Studies sulla musica e le missioni dei Gesuiti e il volume da lui curato con Michael Noon, Listening to the Modern Catholicism, Perspectives from Musicology, è fresco di stampa per aprile. Da Daniele Filippi ci aspettiamo un contributo su un tema così importante per la nostra Accademia come il panorama musicale del cattolicesimo di età moderna e un'apertura internazionale che l'Accademia Ambrosiana si la seconda 500, metà 600, ella ha dedicato un lavoro di grande importanza.
che hanno fatto le presentazioni, e ora entriamo nel vivo del Dies Academicus 2017, schiavitù del corpo, schiavitù dell'anima, chiesa, potere politico e schiavitù tra Atlantico e Mediterraneo tra il secolo XVI e XVIII. Abbiamo come presentatrice della produzione la professoressa Tana Herzog dell'Università di Harvard, è Monroe Professor di Affari Latinoamericani presso Harvard ed è membro associato della Harvard Law School. Il suo PhD fu conseguito a Parigi nel 1994, cito semplicemente tre dei suoi volumi, volumi molto importanti e molto conosciuti: Frontiers and Possessions, Spain, Portugal and Europe and the Americas del 2015, Old Injustice, Tale of and the Federal System in Quito del 2004, e The Finding Nations, Immigrants and Citizens in the Modern State of Spanish America. Grazie e buon ascolto. Tanto la condizione della madre e sarebbe stato considerato schiavo.
era ridotto allo stato servile, che dal momento che da quel momento poteva durare per sempre, una condizione che non si guardava soltanto gli interessati, ma anche i loro discendenti. La schiavitù, che implicava la morte civile, ma non quella fisica, condizionava tutti i diritti di chi diventava schiavo. Tra i diritti che venivano meno per chi era sconfitto c'erano i legami con la famiglia e la comunità. Con la schiavitù questi legami erano immediatamente recisi. Se un uomo era sposato, quando diventava schiavo, non lo era più. Se aveva dei figli, non era più un loro genitore. Se aveva la cittadinanza, la perdeva. Questa concezione di schiavitù continuò lungo le rive del Mediterraneo per tutto il Medioevo. Le siete partidas castellane, per esempio, che nel XIII secolo riproducevano lo ius comune, spiegarono come nell'antichità si usasse uccidere tutti i prigionieri, ma che gli imperatori avevano invece stabilito che i prigionieri fossero schiavizzati. Questa regola era applicata principalmente a chi era considerato nemico della fede, ma le partidas consideravano la schiavitù anche come una condizione ereditaria per l'impero materno. Questa idea di schiavitù, che durò fino al XVI secolo, cambiò drasticamente nel trasferimento dal Mediterraneo all'Atlantico. Secondo gli storici, l'introduzione del protocapitalismo, l'intensificarsi della schiavitù e la crescente identificazione degli schiavi con i popoli africani portò a interpretare gli elementi tradizionali in modi innovativi. In questo periodo era anche necessario affrontare e rispondere molte domande. I nativi americani potrebbero essere schiavizzati? In quali condizioni la sua schiavitù era legittima? Quando era invece rilevante. All'inizio la maggior parte delle potenze europee non vide alcun problema nello schiavizzare i nativi americani accusati di opporre resistenza. Questa almeno era la situazione nell'America portoghese, francese e inglese, dove la schiavitù degli indigeni era legale e applicata solo dalla scala. Le autorità spagnole inizialmente si curano la medesima strategia. Tuttavia, quando la giustificazione della presenza della Spagna nel Nuovo Mondo passò da conquista a conversione in virtù del mandato pontificio, a commercio, secondo Francisco di Vittoria, e pacificazione, secondo le autorità sulla convenzione dei nuovi insediamenti, anche il ruolo degli indigeni nella emergente ordine coloniale fu modificato. Invece che nemici o sconfitti in guerra, infatti, essi divennero dei sottoposti la cui commissione integrazione erano almeno teoricamente desiderati. Tuttavia, anche nei territori spagnoli, dove la maggior parte degli indigeni erano assenti della schiavitù, in casi eccezionali, era possibile sostenere che alcuni di loro fossero così ostili, così resistenti alla cosiddetta pacificazione europea da meritare di essere schiavizzati. Così, nonostante il generale divieto di schiavizzare le popolazioni locali nei territori sotto il dominio spagnolo, gli stessi spagnoli, insieme a portoghesi, francesi e inglesi, concordavano sul fatto che gli indiani potessero diventare schiavi se catturati in una guerra giusta. Da allora la maggior parte dei nativi non riguardò più la possibilità o impossibilità di schiavizzare gli indigeni, ma la necessità di identificare che guerra fosse giusta e quale no. Teologi e giuristi partecipavano a questi dibattiti. Nei territori portoghesi, tali nebatiti favorirono la elaborazione di speciali procedure amministrative per distinguere tra guerre legittime che potevano portare
legate alle schiavitù degli indigeni e guerre illegittime. Queste procedure, in atto fino alla metà del Seicento, coinvolgevano alcune commissioni chiamate Juntas Transmissões, istituite per dare o negare la facoltà di intraprendere una guerra giusta, o prima dell'inizio di una guerra, oppure la guerra conclusa. Queste commissioni, dirette da magistrati reali, locali, avvocati e membri di clero, ascoltavano testimoni e raccoglievano prove sulla identità di ciascun gruppo di nativi e sulla necessità di intraprendere una guerra contro loro. In teoria, la guerra era legittima solo nel caso di un nemico che avesse ingiustamente attaccato o occupato un territorio portoghese. Ma questa linea guida erano spesso interpretate come giustificante di una guerra preventiva contro chi avrebbe potuto attaccare in futuro. Il cannibalismo e altri peccati contro la natura, così come gli attacchi contro i missionari, erano invocati come ragioni per una guerra giusta. Nel 18, la rottura di un trattato di alleanza, un attacco a un gruppo di indigeni amici o alleati, costituivano ormai un pretesto legittimo per una guerra giusta. Poiché l'approvazione di una guerra aveva implicazioni così importanti, solo una guerra giusta poteva motivare la schiavitù, e per paura che le parti interessate avrebbero sempre trovato il modo di legittimare una guerra, in alcune occasioni i re portoghesi si riservarono il diritto di decidere se si può fare una guerra e ordinarono che tutte le informazioni a tal fine fossero mandate a Lisbona. Ma in altre occasioni, dal momento che questa soluzione non era molto pratica, delegarono la decisione a autorità, a commissioni locali. La insistenza sulle procedure, spiegavano i consiglieri reali, era motivata dal timore che senza regole chiare ogni portoghese avrebbe potuto armarsi a piacimento per intraprendere le guerre che più convenivano ai propri interessi. Si osservava infatti che la tentazione di agire in questo modo era troppa. Una guerra giusta non implicava soltanto sconfiggere i propri rivali e impossessarsi delle loro terre e delle loro proprietà, ma giustificava anche la loro cattura e riduzione in schiavitù. La domanda sulla necessità di una guerra e quindi della schiavitù si pose anche a volte nel caso degli africani. Nel 1563, per esempio, nel suo libro Parte de los Contratos, Bartolomeo Colón sosteneva che una guerra giusta tra nemici pubblici potesse giustificare la schiavitù degli africani. Tuttavia, poiché chi comprava degli esseri umani che erano stati schiavizzati ingiustamente commetteva contemporaneamente un delitto e un peccato, nel dubbio si doveva optare per la libertà. Nel 1586, nella sua Summa del Trattato sui Contratos, Fray Tomás de Mercado lamentava che molti degli schiavi africani non fossero stati schiavizzati legittimamente perché sostenevano o che le guerre tra africani erano mosse più della passione che della ragione, o perché esse erano incoraggiate e alimentate dalla richiesta di schiavi in Europa. Sia Colón che Mercado, tuttavia, non erano interessati tanto alla salute degli schiavi, quanto piuttosto alla salvezza delle anime dei loro padroni. Anche la legge islamica autorizzava la schiavitù. Ben diversi correnti di pensiero fornissero interpretazioni differenti su cosa ciò significasse e su come potesse accadere. Due condizioni che legittimavano la schiavitù erano generalmente
la riproduzione biologica e la cattura in una guerra santa jihadi. Inoltre, la legge musulmana sosteneva che in teoria i musulmani non potessero schiavizzare altri musulmani, anche se talvolta era permesso alle autorità locali di rimuovere questa protezione da individui o gruppi considerati insufficientemente musulmani o cattivi musulmani. Altre modalità per ottenere degli schiavi erano la compravendita e la punizione con alcuni reati o per apostasia. Come nell'America portoghese, nel mondo musulmano il problema era spesso come una jihad potesse essere distinta da semplici incursioni e chi avesse l'autorità di giudicare questa domanda. Al di là di questi dibattiti, comunque, il fatto che ebrei e cristiani che vivano in territori islamici fossero generalmente tutelati dalla schiavitù implicava che, come succedeva a Roma, nel mondo islamico la schiavitù fosse il risultato della continua estorsione dell'Islam. Le vittime più frequenti della schiavitù erano i popoli politeisti che vivevano vicino ai musulmani e che non avevano stipulato con loro trattati di alleanza. E quando la jihad diviene un elemento stabile nel rapporto tra musulmani e non musulmani, e fu reinterpretata come obbligo religioso, le riserve di schiavi crebbero esponenzialmente. Poiché il legame tra schiavitù e sconfitta in guerra, soprattutto quando si trattava di popoli non alleati, era presente anche nell'Africa non musulmana e nell'America, prima dell'arrivo degli europei, si può affermare che, per quanto sappiamo, in tutte queste culture la schiavitù fosse giustificata in nesso con la guerra o con punizione per alcuni reati. Tutti questi popoli distinguessero tra schiavitù giusta e ingiusta e tra guerra legittima e illegittima. Nello stesso tempo, sembra che ci fosse un accordo che consentiva a tutte queste popolazioni di proteggere a se stessa, permettendo che solo gli stranieri fossero schiavizzati illegittimamente. Ma la definizione di stranieri, di straniero e di autoctono poteva essere radicalmente diverse in ciascun luogo. Potevano dipendere da legami etnici e politici, relazioni di parentela, confini regionali o dall'altra regione. Mentre questi diversi sistemi in contesti così differenti concordavano sulla modalità di definire e giustificare la schiavitù, le implicazioni della condizione di schiavo e le forme per cui questa condizione poteva terminare variavano profondamente l'imposto. Secondo il diritto romano, la schiavitù subentrava quando una persona perdeva la propria libertà, cioè la possibilità di fare tutto ciò che voleva ad eccezione di ciò che era proibito dalla legge. Gli schiavi perdevano anche la propria cittadinanza e diventavano dipendenti da un altro individuo, Gaio, che scriveva nel secondo secolo d.C., suggeriva che ciò che caratterizzava gli schiavi e li differenziava da altri individui era la loro dipendenza della potestà dei loro padroni. Tale situazione era contraria alla legge naturale, ma era utilizzata dal diritto della gente, perché sostituiva una fine molto peggiore, cioè la morte. Tuttavia, non era sempre chiaro cosa significasse dipendere dalla potestà di un altro. Gli storici, per esempio, hanno discusso a lungo se nel diritto romano gli schiavi fossero cose, res o persone. Ci sono prove in favore di entrambe le opzioni, ma anche quando gli schiavi erano considerati come cose, poiché potevano essere posseduti ed erano soggetti a transazioni, essi erano un tipo particolare di cose. Contrariamente alle altre cose, infatti, avevano la capacità giuridica di agire, le cose non hanno la capacità di agire. Peraltro, se dal punto di vista legale gli schiavi non avevano legami di parentela,
considerati come loro, i legami biologici con la loro prole erano comunque riconosciuti, per esempio nella valutazione dei casi di incesto, nella richiesta che i figli rispettassero i genitori e nella diffusa consuetudine di mantenere unite le famiglie degli schiavi. La umanità degli schiavi era riconosciuta anche nel dovere di seppellirli o nelle diverse regole che cercavano di controllare il loro comportamento umano. Se in teoria gli schiavi non avevano diritti, sarebbe stato giustificare nei doveri delle persone che avevano la carica di obbligazio, in pratica però in molte occasioni e sia per la comunità. Alcuni storici hanno suggerito che invece di distinguere entre cose e persone, il diritto romano distinguiva tra persone con diritti e persone con capacità giuridica. Gli schiavi, pure non avendo una personalità giuridica e molti diritti, mantenevano molte capacità. Poiché nel diritto romano gli schiavi non erano semplici cose, e poiché la schiavitù era considerata un'esecuzione contraria al diritto naturale, c'erano molti modi attraverso cui gli schiavi potevano essere affrancati. E anche se la libertà non era un diritto generale, no? Un privilegio per pochi, il diritto romano lo favoriva istituendo la presunzione di libertà che determinava che in essenza di una prova sufficiente la libertà doveva prevalere. Gli schiavi affrancati potevano diventare cittadini romani o potevano essere paragonati a stranieri sconfitti che avevano combattuto una guerra contro Roma, avevano perso e si erano messi. Si stima che a causa di queste regole all'inizio dell'Imperio, 60 a.C., una buona parte dei cittadini romani, tra cui anche molti membri dell'elite, discendessero da schiavi. Durante il Medioevo e l'età moderna, molti paesi europei, influenzati dal diritto romano, consideravano gli schiavi sia come proprietà che come persone, oppure come esseri umani privi di personalità giuridica, ma comunque con una capacità giuridica. Le sedi partite sesterziane, per riprendere lo stesso esempio, affermavano che gli schiavi, schiavos, erano esseri umani che appartenevano ad altri esseri umani per virtù della signoria di questi ultimi. Seguendo il diritto romano, le partite salutavano una definizione negativa, affermando che al contrario di altri individui gli schiavi fossero privati della libertà. Nelle partidas c'erano anche importanti riferimenti alla munizione e all'affermazione che la libertà fosse la condizione naturale di tutti gli uomini. I padroni potevano liberare i loro schiavi e anche il re poteva farlo, come meglio con chi forniva servizi speciali o per chi prendeva i voti religiosi. Vigeva inoltre la presunzione di libertà. Un uomo che aveva vissuto per 10 anni convinto di essere libero e comportandosi da uomo libero era considerato tale. Durante l'epoca dell'espansione europea, mentre gli africani diventarono le principali vittime della schiavitù, la eredità romana si mischiò con alcune norme locali, spesso identificate come continuate. Questo passo fu particolarmente importante nelle colonie francesi, dove nel 1685 fu adottato un codice generale che definiva i diritti di proprietà e i doveri dei padroni e degli schiavi, così come i processi di convenzione. Benché il trattamento degli schiavi tendesse ad essere duro in questi codici, che screditavano anche gli africani liberi, imponendo molti diritti alla loro condizione, alcuni elementi del diritto romano furono mantenuti. Se gli schiavi erano oggetti da mettere in commercio, essi avevano
alla intuizione religiosa e potevano appellarsi alle autorità. Gli schiavi affrancati potevano, in teoria, diventare soggetti con pieni diritti, poiché l'emancipazione era considerata una sorta di naturalizzazione che permetteva agli stranieri di diventare pieni della comunità. Per quanto cambiamenti furono introdotti di pure o di fatto nel sistema di schiavitù dei territori occupati delle potenze dell'Europa occidentale sull'altra sponda dell'Atlantico, fu nelle colonie inglesi che, secondo la maggior parte degli storici, avvennero le trasformazioni più rilevanti. Questa storia di trasformazione comincia con un silenzio. Secondo la maggior parte degli studiosi, a differenza degli stati che accettavano il potere romano, nell'Inghilterra non esisteva una legge sulla schiavitù da adottare per amministrare la schiavitù coloniale. Inizialmente l'acquisizione di schiavi fu considerata un affare governato dal diritto delle gente, plus gente, e chiunque seguiva la stessa logica degli altri paesi europei, dove la cultura, il saccheggio e la discendenza giustificavano la schiavitù. Eppure, queste regole che spiegavano come si diventava schiavi non dicevano nulla su come la schiavitù fosse regolata e controllata. Nell'essenza di una norma del common law, le società coloniali inglesi si misero ad adottare le norme che meglio si adattavano ai propri interessi. In pratica, questo significò che esse crearono molte leggi su come controllare gli schiavi, soprattutto nella sfera pubblica. Ma relegarono i rapporti tra schiavi e padroni alla sfera privata, immaginando che le leggi ordinarie su contratti e illeciti, per esempio, potessero regolare anche la schiavitù. Questo atteggiamento dipinse chiaramente gli schiavi come cose e diede ai padroni immensi poteri discrezionali su di loro. La trasformazione degli schiavi in cose, in diritto inglese, tuttavia non avvenne in un solo giorno. Inizialmente gli schiavi furono considerati come servi a vita, ma tra gli anni 40 e gli anni 50 del 600 furono adottate nuove leggi che distinguevano gli schiavi da altri tipi di lavorati forzati. Fu in questo periodo che nelle colonie inglesi la schiavitù divenne un estato tutto ereditario che passava attraverso la linea femminile, che coloro che uccidevano gli schiavi non potevano essere accusati di omicidio e che agli schiavi fu tolto il diritto di possedere una proprietà. Eppure, mentre emergeva l'idea che gli schiavi fossero cose, i dibattiti continuavano per definire quali tipi di cose erano: beni immobili o beni personali. La confessione su chi fossero gli schiavi proseguì negli anni posteriori. Nel 1674 il Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, il più alto corpo consultativo del re, dichiarò gli schiavi servi a vita, ma 13 anni più tardi, nel 1677, il Consiglio affermò che essi erano beni o merci, almeno secondo il Navigation Act, che controllavano le comunicazioni e il commercio tra l'Inghilterra e le sue colonie. Nonostante questa dichiarazione, tuttavia, gli schiavi africani che arrivavano in Inghilterra non erano conteggiati o tassati come altre merci. Gradualmente, le autorità inglesi residenti in Europa cominciarono a riconoscere la validità del crescente corpus di leggi sulla schiavitù proveniente dalle colonie e lo dichiarò parte della Lex Mercatoria, cioè le norme che regolavano
possedeva personalità giuridica. Non c'era quindi bisogno di chiedere loro chi fossero o perché fossero diventate delle cose. E poiché la Lex Mercatoria non vietava il possesso di schiavi come merce, non c'era alcun problema nel considerarli immortali. È l'argomento che fanno i giuristi inglesi. Alla fine desse il processo, però, le autorità inglesi passarono a considerare le norme coloniali sulla schiavitù come una usanza locale che le colonie potevano sviluppare se e quando faceva il loro comodo e che le autorità metropolitane erano obbligate ad accettare a meno che fosse contraria o incompatibile con il diritto inglese. Gli storici hanno dunque concluso che il diritto giocò un ruolo molto limitato nel modo in cui la schiavitù era praticata nelle colonie inglesi. I coloni inglesi, in breve, eressero e istituirono la schiavitù senza avere necessità di un fondamento giuridico chiaro. Se il diritto romano fornì un'interpretazione per la schiavitù e le colonie ne fornì un'altra, nell'America, nell'Africa non islamica e nell'America indigena emerse un terzo impiego dalla schiavitù. In questi luoghi la schiavitù, certamente un mezzo per reclutare lavoro, fu soprattutto un sistema per aumentare la popolazione e assicurare la sopravvivenza dei clan familiari. Come altrove, gli schiavi potevano essere acquistati o trasferiti, o potevano essere liberati se facevano qualcosa di meritevole, come uccidere un nemico o un animale feroce, ma sia nell'Africa non islamica che nell'America la maggior parte degli schiavi finivano per integrare nel gruppo che li aveva sclavizzati. Gli storici hanno descritto, per esempio, come nel nord, nel centro e nel sud dell'America i prigionieri che sopravvivevano al viaggio verso la comunità cui erano destinati e che non erano uccisi poco dopo il loro arrivo, erano adottati da famiglie o gruppi familiari, di solito per sostituire un membro mancante. Benché la loro origine come schiavi fosse ricordata, c'è l'evidenza che se essi si comportavano come parte del clan familiare, erano trattati come tali. Ricevevano il nome della persona che avrebbero dovuto rimpiazzare e ripetano le sue relazioni familiari sui beni, doveri e posizioni sociali. Questa sostituzione richiedeva solitamente una cerimonia in cui il prigioniero era virtualmente, ma non fisicamente, giustiziato per poi sperimentare una rinascita sociale. A causa di queste pratiche, molti membri della comunità provenivano da unioni di schiavi e liberi e alcuni clan familiari erano riconosciuti come sostanzialmente provenienti da schiavi. Gli storici dell'America colombina hanno mostrato dunque come nell'epoca precoloniale la cattura e la conseguente perdita dei diritti associata alla schiavitù non avesse solo un scopo economico o politico, come era il caso in Europa, era soprattutto un meccanismo di stato sociale. Più che promuovere un mercato di lavoro, la schiavitù permetteva ad alcuni gruppi di scambiare esseri umani per assicurare la riproduzione rituale e immateriale. Sia che fossero sacrificati con il cibo per i beni o assorbiti nel gruppo attraverso il matrimonio, i prigionieri trasformati in schiavi erano stranieri che paradossalmente, piuttosto che nemici assoluti, erano individui con cui si poteva sposare e che potevano essere assorbiti ricorrente. Tutte queste pratiche continueranno ad essere attuate anche dopo l'arrivo degli europei nel continente americano, facendo in modo che anche i prigionieri europei fossero inseriti nei gruppi di nativi con modalità simili. Nonostante, la presenza europea ha finito per modificare enormemente le pratiche locali, insieme
sia il genere dei mercati, degli schiavi e di una lucrosa rete commerciale che scambiava schiavi con materie prime. Dunque, fino al momento in cui fu abolita, la schiavitù era un'istituzione considerata logica, giusta e legale, ma era un vero importante modo con cui il diritto concepiva le relazioni umane, in questo caso la schiavitù. Se sappiamo che la legge era spesso ignorata, specialmente nei casi in cui i membri più deboli della società, come schiavi, si confrontavano con persone influenti che potevano di fatto fare ciò che volevano. Vorrei rispondere a questa domanda discutendo un punto brevemente a quello che gli storici, soprattutto nell'America del Nord, hanno identificato come il tempo. Nel 1946, Frank Tenenbaum, un professore di storia alla Columbia University di New York, pubblicò un libro pionieristico che comparava la eredità della schiavitù nell'America Latina e nell'America Inglese, Slaves and Citizens, Negro in the Americas, Boston, 1946. Osservando come le società latinoamericane fossero più aperte all'integrazione e meno divise su temi razziali rispetto agli Stati Uniti, Tenenbaum suggeriva che questo era il risultato delle loro diverse tradizioni giuridiche. Basato sul diritto romano, il sistema giuridico coloniale dell'America Latina riconosceva gli schiavi come esseri umani e garantiva loro alcuni diritti religiosi, giuridici e economici. Anche se la schiavitù era una condizione permanente ed ereditabile, era tuttavia immaginata come una situazione transitoria che implicava una disabilità civile più che naturale, che poteva quindi teoricamente finire attraverso